questa nuova puntata di Polvere di Stelle non siamo in studio, come potete ben vedere. Location un po' inusuale oggi. Inusuale ma bella, bellissima. Siamo sul campo del Lione, il quartier generale della squadra di Mister Sicuranza. Dopo andremo ad ascoltare i protagonisti di Granata. Però Sabino, parliamo prima di eccellenza come sempre, perché il San Tommaso ha conquistato il titolo, le Granese per un passo non è arrivata ai playoff. Chi ci è arrivato? È il Cervinara. Il Cervinara che sogna la Serie D, l'unica Irpina in gioco. Sarebbe bello, insomma, che il San Tommaso avesse un'altra squadra al suo seguito in Serie D. È un playoff difficile, complicato, perché comunque ci si arriva dopo un anno stancante, soprattutto per quanto concerne l'energia nervosa di una squadra che all'improvviso è rimasta senza società, però si è compattata, ha raggiunto questo traguardo. Qualora il Cervinara dovesse superare tutti i playoff del proprio girone, affronterà una nobile decaduta, il Brindisi, e sarebbe la terza di quest'anno dopo il Giuliano in coppa con cui ha vinto e il Casarano in coppa con cui ha perso. Brindisi di Nicola Dionisio, Irpino come noi, sarebbe un'altra bella sfida. Il Cervinara ha tutti i mezzi per farcela, i giocatori giusti per provare a superare questo step a cui è andato, diciamo, vicino negli anni precedenti. Io sono convinto che almeno raggiungere la finale del girone e giocarsela, il Cervinara ce la farà. Incontrare il Santa Maria del Cilento, dall'altra parte l'Agropoli sfiderà il Costa d'Amalfi. Che partite ti aspetti, soprattutto per il Cervinara, e poi ci spostiamo sul campo dell'Agropoli? Io penso che Cervinara e Costa d'Amalfi partono favorite, perché in questo momento erano tra virgolette le sfavorite del campionato, perché sai, il Santa Maria e l'Agropoli erano le due squadre che erano state costruite per ammazzare questo campionato, poi hanno trovato un super San Tommaso e non ce l'hanno fatta. Hanno consumato molta energia nervosa e secondo me Cervinara e Costa d'Amalfi ci arrivano molto meglio. E basti fondire la classifica, chi è che ha deluso secondo te? Noi abbiamo stilato un po' quali erano le nostre aspettative e quali sono stati poi i risultati. Virtus Avellino ha concluso il campionato con l'amaro in bocca, diciamoci la verità. Sì, dalla Virtus ci aspettavamo qualcosina in più. Il Solofra ha sbagliato le scelte iniziali e continua a sbagliare nel mercato di riparazione, perché sai, affidarti ad un tecnico che non è mai stato in banchina per un campionato di eccellenza, insomma, è una scelta un po' azzardata. Non era facile salvarsi, infatti è retrocesso. Credo che ai playout sia tutto in gioco ancora, perché Scafatese, Faiano, Valdiano e San Vito hanno le stesse chance di salvezza, anche se secondo me in questo momento il Faiano e il San Vito stanno un po' meglio delle altre due. Bene, abbiamo detto tutto per quanto riguarda l'eccellenza. Noi vi lasciamo con un servizio dedicato al Cervinara e ci ritroviamo tra pochissimo con la seconda parte dedicata alla promozione, ai playoff, a Lioni e all'FC Avellino. Mi raccomando, restate con noi. I problemi societari hanno fatto la differenza in casa Cervinara. Dopo la vittoria in Coppa Italia qualcosa si è rotto, Ricci ha abbandonato la nave e la rosa biancoceleste ha dovuto affrontare le ultime giornate di campionato senza rimborsi e senza la presenza di una struttura societaria solida alle spalle. Come è terminata la stagione lo sanno tutti, terzo posto alle spalle di San Tommaso ed Agropoli e la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nell'ultima fase, i playoff contro il Santa Maria del Cilento, in programma il 28 aprile al Canada. L'obiettivo resta la Serie D, ad imporlo stavolta non è la società, ma a farlo sono i sacrifici e la passione mostrata da un gruppo di ragazzi guidati da un vero capitano, Alessio Beffi, che nonostante la nave sia quasi affondata, ha comunque deciso di trainarla di nuovo al molo. Come andrà a finire non si sa, il calcio è strano e regalerà ancora sorprese. Il girone B quest'anno ha dato prova di essere composto da squadre che in altre categorie non avrebbero demeritato. E quindi anche nel post-season potremmo assistere a qualche colpo di scena. Ma a parte questo, i giocatori del Cervinara il proprio titolo lo hanno già conquistato. La storia parlerà di uomini che attraverso un pallone nel girone B di eccellenza campana hanno insegnato che il calcio è passione e nient'altro.